Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Connettere l'Ambiente. Oggi ci troviamo in Val Pellice. Al mio lato c'è il torrente Pellice, che insieme ai suoi affluenti è molto importante per questo territorio perché accoglie una fauna ittica molto diversificata e anche molte specie vegetali. La protagonista di oggi è Mircaria. Mircaria è una pianta autoctona arbustiva che una volta era molto comune in questa valle, ma che per la fragilità del territorio e per le diverse alluvioni e i conseguenti lavori di intervento che sono stati fatti per arginare il problema, ha perso sempre di più il suo habitat, diventando sempre meno comune sul territorio. Adesso incontreremo Paolo Varese del CIRF, il Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, che ci mostrerà l'importanza di Mircaria e tutte le azioni che sono state fatte per la sua valorizzazione. Andiamo! Ciao Paolo! Ciao! Eccoci qua sul luogo del progetto. Spiegaci un po' il progetto prima di tutto e soprattutto il tuo ruolo all'interno del progetto per Mircaria. Allora, questo progetto è stato finanziato da un apposito bando regionale che si occupa di riqualificazione fluviale. In questo progetto noi vogliamo provare a riconnettere dei piccoli corsi d'acqua, di risorgiva o anche no come questo, con il resto del torrente per facilitare la riproduzione dei pesci e la risalita dei pesci nei luoghi in cui poi depongono le uova. Parallelamente a questo abbiamo pensato che, essendo all'interno del SIC che sia espressamente stato creato per Mircaria germanica, si poteva fare qualche cosa per migliorare la conservazione di questa specie. Questa specie non è una specie protetta, ma è indicatrice di un habitat che qua in Val Pellice è in forte regressione. Probabilmente la stessa Mircaria è al limite dell'estinzione a livello locale. Quindi questo ha una notevole importanza, proprio perché se non facciamo così, e come vedremo poi dopo lungo il torrente Pellice, la Mircaria rischia di estinguersi a livello locale. Grazie mille. Ecco, un'altra domanda era: perché siamo proprio qua? Che caratteristiche ha questo tratto di terreno rispetto invece a quello che abbiamo visto prima? Allora, questo è il rio Cassarot. Ha la caratteristica che, contrariamente al Pellice, è un habitat molto più tranquillo, non è soggetto a grosse piene e soprattutto presenta delle zone nelle quali la Mircaria potrebbe svilupparsi in un futuro per poi disseminare lungo l'intero corso del Pellice situato a valle di questo sito. Paolo, qua ci troviamo in una zona decisamente diversa da quella vista in precedenza. Decisamente, si vede proprio bene come il torrente ha anche un'azione a livello proprio idromorfologico molto più importante. E questo è alla causa della regressione della Mircaria, che a partire dai grossi interventi di disalveo dei primi anni 90 ha cominciato a trovarsi in un ambiente in cui la velocità della corrente è molto aumentata. E quindi questo ha provocato un'erosione del fondo del corso d'acqua. E qua non ci sta più bene, vedete, è pieno di grossi massi, l'ambiente è piuttosto secco e tutte quelle specie come la Mircaria o Lontano Bianco si trovano così un po' in difficoltà. Lontano Bianco se ne vede ancora qua vicino alla sponda del corso d'acqua. La Mircaria qua è scomparsa. Ecco, l'uomo ha un ruolo all'interno di questa situazione, diciamo? Eh sì, perché questi interventi hanno determinato una erosione regressiva, vuol dire che da un momento in cui è stato fatto uno scavo il corso d'acqua tende a scavare, aumenta la velocità della corrente e a questo punto non si depositano più quelle sabbie sottili e umide sulle quali la Mircaria poi si sviluppa. Certo, infatti, quelle sabbie che avevamo visto invece essere trattenute dalle reti. Sono presenti di là, al di fuori, in una zona più umida e più tranquilla. Qua troviamo delle specie adatte al secco. Certo. E trovare insieme una specie adatta al secco con un Lontano Bianco, che è una specie mesoidrofica, quindi che sta vicino all'acqua, è un po' strano. C'è qualcosa che non funziona. Ok, grazie.
averci seguito. Questa puntata di Connettere l'Ambiente finisce qui. Ci vediamo alla prossima.